First of all, let's have a look at the present and at the beginning of this year season. It's a little bit of the first semester. Which are the main problems and how do you think to solve them? Ma noi stiamo avendo i problemi iniziali che hanno avuto tutte le squadre nostre nella prima parte del campionato, anche l'anno passato, anche gli anni in cui abbiamo vinto l'Eurolega. Abbiamo dei nuovi giocatori che faticano a inserirsi con i giocatori che ci sono già e lo risolveremo con un po' di lavoro, un po' di tempo e un po' di lavoro. Per il resto la squadra è formata da persone serie che si stanno preparando bene e sono convinto che arriveremo dove dobbiamo stare. Should give you more options in the perimeter and unpredictability inside the arena. Do you think that this Cesc is stronger and more complete than last season? Noi abbiamo provato a rinforzare la squadra con questi tre giocatori che sono arrivati, Pargo, Heinz e Frizzon, e crediamo di averlo fatto. E ovviamente adesso la risposta sta a noi, a mettersi insieme e a capire come possiamo usarci uno con l'altro, cioè cosa un giocatore sa fare meglio, in quali posizioni del campo, e quando lo avremo chiaro uno con l'altro, credo che questo Cesc potrebbe essere più solido di quello dell'anno scorso, o almeno è la nostra speranza. È una cosa su cui non abbiamo controllo, nel senso che il calendario viene fatto per sorteggio, quindi, però tutto sommato io credo che sia meglio avere difficoltà fin dall'inizio della stagione e non vivere magari in un mondo dorato che poi all'improvviso ti risvegli e trovi difficoltà più grandi di quelle che hai vissuto fino a quel momento. Basket Women in Italy, the book you have written after your NBA experience at the Lakers dance has been a success in Italy. How much of that experience have you brought in your European coaching? Is your coaching changed after that year at the Cambiato non lo so, però sicuramente influenzato da alcune cose che ho visto, da alcune cose sia tattiche che tecniche che di modalità di allenamento. Sicuramente è stata un'esperienza importante che insomma, spero che mi abbia aiutato a far meglio. Milan and Siena have had some difficulties in this beginning of the EuroLeague season. What are the prospects of these two Italian teams? Penso che giocano anche loro club in gironi equilibrati. Credo che Milano sia tranquillamente in condizioni di essere nel top 16 e quindi poi di giocare per i playoff. Per Siena è una squadra completamente rinnovata, sulla carta è una squadra meno forte, meno potente di quelle che hanno avuto prima, però Siena ha abituato tutti a fare delle sorprese, nel senso che ogni volta che li si dà per morti vengono fuori con qualcosa di importante e non credo che sia il caso di sottovalutarli.